Paolo. Cognome. Luzzi. Luogo di nascita. Firenze. Lavoro. Curatore dell'Orto Botanico di Firenze dal 1982. Dote principale. La disponibilità. Difetto principale. Sono estremamente disordinato. Piatto preferito. La pasta in genere. Libro o film della vita. Libro, film della vita, sono tanti film. Come libro mi piace, come autore mi piace molto Hermann Hesse. Mi piacciono molto i film dei fratelli Taviani. Come si definirebbe in tre parole? Due, un botanico trasversale. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a Firenze stasera. Come avete visto dalla nostra copertina, questa sera parliamo dell'orto botanico, Giardino dei Semplici. Ritorniamo a quel 19 settembre, dalle 12:40 alle 12:50, in 10 minuti, una tromba d'aria con grandine, una bomba d'acqua si abbatte su Firenze e soprattutto in quel quadrilatero dove si trova l'orto botanico, proprio nel centro di Firenze. E spezza alberi come se fossero stuzzicadenti, l'avete visto dalle nostre immagini. Vengono rotte le serre dove si trovano delle piante. Fortunatamente, le molte persone che si trovano lì, trovano riparo, per cui nessuno si fa male, non ci sono in quella giornata terribile di maltempo su Firenze tanti danni e soprattutto agli alberi. Vogliamo parlare di cosa è successo, ma soprattutto di cosa si sta facendo per l'orto botanico. Pensate che fu fondato addirittura nel 1545 da Cosimo I. Dove si trovava in quel momento quando quel 19 settembre si è abbattuto questo uragano, questa vera e propria tromba d'aria sull'orto botanico? In quel giorno io avevo preso un giorno di ferie ed ero all'isola d'Elba, Ecco, quindi non si trovava lì. vicino Portoferraio. Quando mi è arrivata la telefonata e mi hanno detto: Luzzi, guarda che c'è stata una tempesta sull'orto botanico, ci sono dei danni grossissimi. Quando è rientrato e ha visto il La mattina tutto, dopo, quindi il sabato. sì, immediatamente ho ripreso il primo traghetto, perché avevo già visto delle foto su Facebook di quello che era successo e sono rientrato immediatamente. E veniva da piangere, Sì, veniva da francamente. piangere, anche Sì. perché questa tromba d'aria che si è abbattuta su Firenze ha proprio preso di mira gli alberi, quindi non soltanto l'orto botanico, ma anche, infatti abbiamo visto, ho messo due foto, uno del cimitero degli inglesi, che è ancora così, al cimitero degli inglesi sono passata proprio stamattina ancora in quelle condizioni, ma poco più là quell'albero che è caduto diciamo, da due appartamenti e proprio si è schiantato sopra il tetto. Raccontiamo che cosa è successo, perché veramente abbiamo visto degli alberi che sono secolari spezzati come stuzzicadenti. Sì, questa tromba d'aria è probabilmente nata in Piazza San Marco, ed è sfociata, ha trovato sfogo nei 2 ettari del Giardino dei Semplici, e lì ha rilasciato tutta la sua potenza distruttiva, completamente. Proprio come tromba d'aria ha ripiegato gli alberi su se stessi e ha spaccato degli alberi, alcuni addirittura li ha un cipresso di oltre 30 metri, un cipresso sempervirens assolutamente sano, l'ha addirittura alzato dalle radici e l'ha abbattuto Quindi con sul. una potenza incredibile, anche perché sono tutti alberi sani, curati, soltanto c'era un albero che aveva già subito, era stato un fulmine, che quindi era un pochino più acciaccato, diciamo. Poi il resto, insomma, vengono controllati, immagino vengano curati ogni giorno proprio come. Sì, senz'altro. L'albero a cui si riferiva lei poi è una delle perdite più Sì, grosse e infatti. personalmente era uno degli alberi a cui tenevo di più perché era un grossissimo Pinus Salmanni di 200 anni circa di età che era stato già colpito da un fulmine, però si era ripreso e l'avevamo curato, si era ripreso, sembrava stesse bene e invece non ha resistito a quest'altra ondata di acqua e di vento, e purtroppo si è spaccato a metà perdendosi irrimediabilmente.
Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l'orto botanico conserva circa 9.000 esemplari di piante, alcune sono rarissime. Diamo due o tre cenni per chi non lo conoscesse, anche se i fiorentini lo conoscono bene e subito dopo si sono stretti intorno al giardino. Attenzione, la vedremo, è stata fatta anche una donazione. Insomma, Firenze vuole bene all'orto botanico. Ma ricordiamo qualche curiosità, molti ricorderanno il fiore, ora dico, forse non sono precisa, insomma, che manda puzzone, cattivo, che manda cattivo odore, che fece, perché poi noi giornalisti siamo abituati a dare, come dire, rilevanza alle notizie, magari sì, particolari, però ci sono tante altre piante magari caratteristiche. Sì, anni fa avevamo, abbiamo ancora, ma non sono in fioritura, questo fiore, che è il fiore più grande del mondo, è l'infiorescenza più grande del mondo, che è una Amorphophallus titanum, un fiore Ecco, di nome. Sumatra, che ha proprio questa caratteristica. Quando fiorisce, puzza in maniera Da cattivo odore, spaventosa sì. di carne morta, proprio per attirare le mosche che devono fecondare. La natura c'ha sempre il suo perché. Ma per esempio all'inizio dell'anno è fiorito un altro fiore che ha avuto anche risalto nelle TV e nei giornali, che è un Odorianthus palmeri, che è anche questa una pianta australiana, che è il primo esemplare di questo fiore portato in Italia proprio all'orto botanico. Molto bello perché anche questo ha un'infiorescenza che arriva a essere di 3 metri con centinaia di fiori meravigliosi, campanulati, rossi. E non era mai fiorito, dal 1800 non era mai fiorito, è la Quindi prima insomma, volta che fiorisce. ritorniamo a quel 19 settembre. Le serre rotte, pensate che le piante tropicali erano fuori. Difficile fare, insomma, la stima è stata fatta, si è parlato di 500.000 euro, ma ci sono degli alberi che è difficile dare il valore di per sé. Dovessimo ricordare tra i danni di queste piante, soprattutto quelle che sono poi irrimediabilmente recuperabili. Quali sono? Dunque, abbiamo già parlato di questo Pinus tasmani, abbiamo perso irrimediabilmente 3 cipressi importanti, 2 Cupressus torulosa e un Cupressus goveniana abbastanza rari, un enorme cipresso sempervirens, di questo di 30 metri, un tiglio enorme, due faggi. Che uno è cascato sopra l'altro, poi tutte le piante in vaso. Da ricordare che Certo. tutte le collezioni, quei 4.000 vasi che vanno nelle serre calde e fredde, erano tutti fuori Perché ancora. era estate, era ancora Estate. caldo, insomma, estate ancora. E quindi sono stati sommersi dalle ramaglie, dai rami, e quindi anche le collezioni hanno avuto qualche danno notevole. A questo punto io manderei una intervista che abbiamo realizzato il lunedì dopo, quindi il venerdì c'è stato tutto il disastro, il lunedì dopo con Giampiero Maracchi, che è climatologo, ma è anche presidente dell'Accademia dei Georgofili. Sentite che cosa ci dice. Lo dicono anche i dati, se qui ci sono alberi che hanno un'età di 200-300 anni, vuol dire che in quei 200-300 anni questo tipo di evento non si era mai verificato. Però in Toscana negli ultimi 20 anni se ne sono verificati tantissimi, a partire dal 92 in poi. A che cosa sono base gli eventi meteorologici? Sono basati sull'energia sostanzialmente e sul vapore d'acqua. Allora, l'aumento di un grado dell'energia, cioè del calore e quindi della temperatura, sull'Oceano Atlantico significa una quantità enorme di energia. E naturalmente questo significa anche l'aumento del vapore d'acqua, perché questo è stato un evento in cui ci sono state tre componenti: una componente dinamica, che è stata una tromba d'aria, una componente di intensità della pioggia, perché è venuta una quantità di acqua in pochissimo tempo rilevante. E la terza componente sostanzialmente, diciamo, è che si è creata anche la grandine, quindi sono stati tre gli elementi di questo evento. Allora, vuol dire che se prima non era successo che qualche albero di quelli di 300 anni fosse cascato, che la frequenza di questi eventi era molto minore, è aumentata per queste ragioni. E purtroppo devo anche dire che nel futuro sarà sempre più frequente. Ora, questi sono eventi estremamente concentrati nello spazio e nel tempo, quindi la probabilità che risucceda qui io credo sia molto bassa.
ma che possa succedere a Fiesole, a Monteatini, a Bagnarrifoli. Io devo dire, testimone Gasperini, operatore della RAI qui, intanto perché a 20 anni mi sente di queste cose e poi perché mezz'ora prima ero a fare un'intervista alla RAI sull'Equinozio. Non è che ho detto sta per succedere, perché è impossibile prevederlo. Cioè, questi sono eventi che si creano per ragioni dinamiche in un punto specifico, è difficile dire il perché in quel punto. Per esempio può essere dovuto alla geometria della città o perché quella massa d'aria in quel momento, quell'energia arrivata in quel punto, si dissipano velocemente e nel dissiparsi fanno i danni che hanno fatto. E purtroppo ce lo dobbiamo aspettare. È stato fatto qualcosa negli ultimi, Dio, a livello planetario, perché questi non sono fenomeni che nascono a Prato, cioè nascono localmente ma sono dovuti a altre cose. È stato fatto poco perché continuiamo a bruciare tantissimi combustibili fossili, continuiamo a inquinare l'atmosfera con dei gas che poi hanno un effetto sul bilancio termico terrestre e le conseguenze sono queste. Ce ne accorgiamo quando ci succede in casa, però se succede 20 km più in là non se ne accorge nessuno e questo è il disastro. Ecco, intanto non sono prevedibili e lo vediamo purtroppo anche in questi ultimi giorni, per esempio nel Grossetano, dove ci sono state anche dei morti, non è stata una tromba d'aria, ma insomma questa bomba d'acqua, si continua a parlare, naturalmente non sono prevedibili, certo è che lì all'Orto Botanico c'è stata proprio una concentrazione, è stato un pochino il simbolo di questa Firenze ferita. Non stiamo facendo niente, la speranza è che non debba succedere più, ma sarà difficile. Purtroppo il tempo è cambiato, anche le nostre stagioni, lo vediamo ora, fa un caldo quasi tropicale, per cui io direi che a questo punto mi fermerei per un po' di pubblicità, restate con noi, continuiamo a parlare dell'Orto Botanico e ora andiamo a vedere cosa si sta facendo però. Mary Jane, alone, my Mary Jane.